Sì, purtroppo la classifica è diversa, insomma, magari da quello che si vede in campo. Comunque è già da, insomma, 2 settimane che facciamo ottime prestazioni, pure a Messina. È una partita che abbiamo perso, insomma, 3-0, perché ha preso gol al 90esimo, il secondo, al 94esimo e terzo, dove avevamo avuto delle possibilità per andare in vantaggio e tutto. Quindi secondo me il divario è solo la classifica. Oggi abbiamo dimostrato, insomma, con la terza della classe, che ce la possiamo giocare tranquillamente. Non ho visto tutto sto divario, però noi purtroppo in questo momento siamo in un momento di difficoltà, ma di classifica e basta, perché poi per il resto c'è una società che ci sta dietro, molto solida, col direttore Cutrupi, diciamo che tantissime cose si sono sistemate a livello organizzativo, quindi insomma i ragazzi, come io e il direttore, ci crediamo e quindi ce la giocheremo fino alla fine in tutti i campi in cui andiamo, insomma, al di là della squadra che incontriamo e che la classifica ci dice, insomma. Il terzultimo posto era però dista 7 punti perché la vittoria della Palmese, insomma, vi allontana, però a quanto si è capito voi ci credete ancora. Ma ci sono tantissime partite, la Palmese deve venire da noi, insomma, ancora, voglio dire, è solo la prima di ritorno, ok? Quindi l'anno scorso abbiamo avuto l'emblema del Crotone, insomma, che tutti lo davano per spacciato, poi alla fine si è salvato. Quindi noi, ripeto, ci crediamo in tutti i campi dove andremo. Ogni domenica, insomma, proveremo a fare punti e a vincere. Soprattutto domenica c'è una partita delicata con l'Ercolanese in casa, dove comunque, ripeto, ci proveremo e spero che arrivino questi 3 punti nel 2018. Sì, sono d'accordo. Ripeto, i ragazzi sono andati dentro lo spogliatoio, ho fatto i complimenti perché veramente non gli si può dire niente. È una squadra che da adesso in poi, perché per noi il campionato è iniziato diciamo da questa domenica, perché se sia io, il direttore sportivo, il direttore generale siamo arrivati adesso, quindi è iniziato il nostro campionato, ci sono tantissime partite e ripeto, noi non ci sentiamo né spacciati né niente, perché ripeto, anche oggi con la terza della classe abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare tranquillamente. Legia Virtus sull'ultima mezz'ora pensava solo a perdere tempo, a non giocare, a rompere il ritmo, mentre noi, insomma, siamo stati, insomma, abbiamo avuto anche, secondo me, con più convinzione potevamo pure pareggiare la partita. Quindi dobbiamo ripartire da questo e ripeto, secondo me già con l'Ercolanese in casa domenica dobbiamo fare arrivare questi 3 punti. Non è stata una partita facile, si sa, dopo le soste probabilmente si incontrano questo tipo di difficoltà, però è stato fondamentale vincere. Il tuo gol alla fine del primo tempo probabilmente vi ha tolto dalle difficoltà di un secondo tempo e comunque poi si è rivelato duro. No, già la partita sapevamo che non era una partita facile, anche se giocavamo con l'ultimo in classifica, però sapevamo già che era difficilissima giocarla. Sicuramente dopo le feste è sempre difficile ripartire bene, noi ci siamo riusciti, è importante che abbiamo portato a casa i 3 punti. Ora siete nel gruppone delle seconde, insomma, parlando di obiettivi, ormai la salvezza è quasi fatta. Come affronterete, diciamo, questo girone di ritorno? No, noi non ci dobbiamo sbilanciare più di tanto, gli obiettivi ormai si sanno, quelli della squadra, quindi arriveremo a quota 40 e poi dopo vediamo dove possiamo arrivare. Ma noi dobbiamo essere sempre concentrati su ogni palla, su ogni contrasto per cercare di fare zero ogni domenica in difesa. Poi la bravura o la fortuna anche ci aiuta a non prendere gol. Le partite con Sacca del Des e Nocerina che potrebbero chiarire un po', ecco, gli obiettivi del Legia Virtus per quanto riguarda l'alta classifica. No, sono 2 partite difficilissime, anche San Cataldo e Nocera, ce la giocheremo a viso aperto con tutte e 2 le squadre.